Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video. Vi avevo promesso che facevo il video dello smontaggio del volante, purtroppo sono da solo, perciò ho già iniziato a fare qualche parte, vi faccio vedere solo qualche punto del volante. Allora, che dire, non è stato tanto difficile arrivare fino a questo punto. Praticamente ci sono delle viti, come vedete, anche sotto le parti in gomma e anche sotto di qua. Svitate queste viti, questo viene via con moltissima facilità. Vi ritrovate praticamente una, scusate adesso perché sto già avanzando con lo smontaggio, vi trovate questo che non è un encoder ma è sostanzialmente un una resistenza variabile, dai. Cosa molto molto semplice, trovate questa schedina elettronica, che di elettronica non è niente perché si tratta solamente di un'aggiunzione, perché praticamente vi collega i pedali e lo sterzaggio del volante al cavo USB generale, che però va direttamente all'interno del foro del volante. Quindi ora il problema è che bisogna proprio smontare tutto, perché devo sostanzialmente aprire il volante da sotto, dato che l'elettronica, quella vera e propria, è tutta qui dentro all'interno sul centro. E qui è un bel casino perché ci sono delle viti in questi punti qua, che non so se si vedono, sì, eccole qua, però ci sono anche delle viti anche qui sotto in mezzo, e per svitare quelle viti lì prima di aprire questo vuol dire che devo tirare fuori tutta la parte tra virgolette meccanica del volante. Abbiamo due ingranaggi che sono praticamente uguali, qui è anche spaccato, vedete, si vede che sono cose fatte un po' così, diciamo, comunque è tutta plastica, parte un po', ho visto un po' di metallo qui all'interno sulla boccola principale, dove poi c'è questa specie che non è un cuscinetto, sembra più un sanger di guida più che un cuscinetto. Comunque ingranaggi tutti in plastica, la molla mi sembra ben robusta, comunque non dovreste avere problemi alle molle o agli ingranaggi. Speravo fosse questo componente qui, perché questi qui si trovano come ridere. Purtroppo non è quello, perché staccando praticamente anche la schedina elettronica, quindi lasciando solo il cavetto USB che va proprio all'interno, appena si muove un attimino il cavetto USB, tac, ecco che fa l'errore che vi facevo vedere l'altra volta. Quindi si tratta proprio di un cavetto all'interno del cavo USB, cioè praticamente per un filetto buttate via 300 sterline, vuol dire più di 500 euro, non so se vi sembra il caso di buttare via tutti questi soldi. Vi dico che la riparazione, se fosse stato il cavo a metà, l'avrei fatta e avrei venduto il volante. E questa riparazione qui sarà più complessa, adesso vedo se riesco a smontarlo, e una volta smontato il problema è se riesco anche a rimontarlo, perché se queste molle qui le devo aprire, poi devo anche essere sicuro che una volta che le rimetto via, nel senso che le richiudo, li compatto, devono essere messe nella giusta posizione. Speriamo in bene, ci vuole molta pazienza, mi sto mettendo qui con calma, ho iniziato ad aprire un po' le cose, sono da solo, perciò anche il video non è che ve lo faccio vedere proprio tutto, così avete un'idea di come può essere fatto questo benedetto volante. Lo sto anche tutto impastrocciando del grasso, ma comunque questo è. Adesso il problema è tirar via tutta questa parte qua, che non sarà per niente facile. Tolto via anche già il pomello, sono due vitine, e anche della gomma all'interno, non l'avevo mai tolto, eccolo qua, ha della gomma qui all'interno, adesso si vede male, poca tanta luce qua, il telefono mette a fuoco come vuole, e niente, c'è una gomma per permettere, evitare che scivoli via, quindi siete anche a posto. La prima parte di smontaggio è una cavolata, sono una decina di viti e sono anche tutte uguali, e adesso ci sono queste vitine qui nere, sono un po' più piccoline, più diverse, e sono quelle interne, e adesso il bello sarà andare ad aprire questa parte qua. Ci sono quattro viti
in profondità e le ho appena svitate e adesso vedo se riesco a tirar via tutta la parte meccanica, magari mi ritrovo poi con un ingranaggio sperando in un Sanger da aprire e spero si sfili poi la testata del volante che poi andrò ad aprire per andare dall'elettronica dove ci sarà penso anche un microchip, un circuitino anche per i driver, per qualcosina software, per forza qualcosa deve esserci, sarà tutto all'interno, sarà come avere un controller. Sostanzialmente la rotazione del volante e i pedali sono cose aggiuntive che guardando la schedina che c'è, vanno messi insieme in fine al cavo USB generale. È un ampliamento questa schedina qua, non è niente. Speravo fosse, ci fosse tutto qui e fosse solo un cavettino andasse all'interno, ma invece no. Comunque il cavo USB, questo qua, è proprio rotto proprio qui verso la fine qui, quindi se non fosse stato rotto verso metà, uno dice taglio, sonto e posto. Invece no, è proprio inserito all'interno, bisogna tirarlo fuori tutto, tagliarlo qui all'estremità e ristagnare dei cavi nuovi verso l'interno, magari anche diverso tipo. Questo qui non penso sia un cavo di quelli robotizzati o in catenaria, chiamiamoli così, adatti per il movimento continuo. Nel senso che qui 5 mesi gira, 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 è un cavettino e basta uno, track. Purtroppo questo è quello che fanno. Io penso che a livello elettronico ci sia qualche trasduttore di movimento, nel senso di non avere dei cavi che si contorcono, ma avere delle cose fisse che quindi possono girare all'infinito senza aver problemi. Comunque, vabbè, questo è il volante, il prezzo comunque vedendo com'è costruito all'interno, con anche un filetto misero che si prende il GND in mezzo alla schedina, non so neanch'io che razza di poci che hanno fatto. Vabbè, se non perdere, per non passare insieme a un altro cavo, si vede un filettino da 0,025 neanche. Questo qua che ho fatto 5 giri è rotto, ragazzi. Vabbè, ora vado avanti con lo smontaggio e poi se riesco ad aprire riprenderò il video, vi farò vedere questo video. Sicuramente magari lo farò anche in più serate, sono capace di passare anche settimane e settimane, dato che li faccio a tempo perso. Comunque, se riuscisse a ripararlo, lo dirò magari verso fine video ovviamente, cercherò di venderlo, adesso vediamo, perché molti lo vogliono, vedremo di fare un'asta o qualcosa di simile. Allora, bisogna, siccome non si muove niente, togliendo queste le quattro viti che purtroppo non si vedono, sono, scusatemi, sarebbero dentro qua praticamente, non questo foro qua, proprio all'interno qui, ma purtroppo non si vedono, bisognerebbe avere una pila. Sono praticamente quello giù lì, so se si intravede, no questo, quello più giù, non si vede purtroppo dal telefono, è troppo, troppo scuro. Allora, sì, adesso si vede, proprio quello lì. Niente, tolte quelle quattro viti attorno non si muove niente, perciò bisogna procedere a rimuovere i fermi delle due molle, perché sono due molle, eccole qua. Possiamo vedere le parti, questa è la parte superiore, c'è questo spazio qui che dovrebbe essere punto di rotazione della molla, do un'occhiata ma no, ci sono usure, e questa è la molla che vi dicevo prima, una bella molla, c'è cioè un altro tappo in centro che poi è quello che collega il movimento della molla all'alberino dell'ingranaggio, molle anche ben ingrassate, devo dire, mi sembrano abbastanza robuste. Occhio quando le togliete, nel caso dovete fare queste operazioni, sono sotto pressione, quindi dovete alzare un attimino e poi la molla vi ruoterà in questo senso, di poco, non è tanto per fortuna, perché certe volte cambia, togliete una cosa, ti tutum sul naso e via. Bene, ora procedo a togliere questo e poi vediamo se si alza qualcosa, se no ragazzi, Matteo Scarpeo o vi invia tutto. Bene, siamo arrivati a forse un buon punto, diciamo che non serviva togliere forse gli ingranaggi e le molle, ma vabbè.
Ormai, dato che c'ero, ho tolto tutto, mi sono liberato. In teoria, la rimessa in sesto del tutto non dovrebbe essere troppo complessa, che ormai dopo le rimonto. Comunque, almeno così ho avuto più libertà a muovere il volante, dato non c'era lo sforzo della molla. Comunque, siamo arrivati a un punto importante, qua ci siamo liberati le tre viti che erano ostacolate praticamente dal blocco qui, che ha sostanzialmente tre filetti, e poi qui si apre tutto. Ecco, vedete, dopo ci sono altre viti all'interno, per quanto riguarda tutta la meccanica tra virgolette del cuscinetto che dovevano mettere, che non hanno messo. Comunque, questo è il volante, questo ci teniamo. Ora si tratta di svitare tutte le viti attorno al volante e queste tre qua, e si apre in due parti il volante. Aprendo in due parti il volante dovremmo arrivare alla schedina elettronica che c'è qui dentro, che già si intravede dal frontale qui, dove ho dovuto togliere il clacson qua. Allora, purtroppo togliendolo si è rovinato, si è danneggiato appena appena uno striscetto, si intravede qua, oltre alla martellata sul mio dito, si intravede. Purtroppo, ragazzi, non ho gli strumenti in plastica e tutte le cose adatte per aprire. Intanto non abbiamo fatto grossi danni ed è stato un buon punto. Bene, ora si tratta di aprire tutto quanto. Eccoci qua, hanno messo anche una fascetta per evitare di tirare i cavi. Comunque l'assemblaggio è questo: loro montano la parte del volante, montano questa parte qua e poi passano i cavi, assemblano tutto e mettono i connettori qua sulla scheda e chiudono tutto e si pigliano un botto di schei. Comunque, vabbè, è bello, deve ancora arrivare. Una volta aperto qua devo vedere se sono stagnati sulla scheda o se sono se hanno un connettore. Spero abbiano un connettore, che allora lo stacco e poi vado diciamo con più facilità a sostituire la parte di cavo danneggiata. Nel caso fosse, devo prendere stagnatore, stagnare, togliere i fili, spellare, fare passaggio con dei cavi nuovi e dopo vediamo cosa fare, anche perché qui il cavo USB ha questo pezzo qua che dovrebbe essere un magnete come già questi cavi qua. Adesso si mette a fuoco per piacere, il telefono metti a fuoco, ci mettiamo pure dritti per gli spettatori. Questo dovrebbe essere un magnetino per evitare campi magnetici strani attorno ai cavi e altro. E questa è la protezione, quella per evitare di strattonare il cavo, al massimo che faccio un groppo per dentro, tanto nessuno mi vede dopo tutto chiuso. Comunque, vabbè, questo adesso vediamo cosa fare, magari vendono anche un cavo nuovo, adesso vedo se tagliarlo, se fare un'aggiunta qui all'interno, dato che c'è spazio, fare una stagnatura con la guainetta e mettere dei cavi nuovi, proprio dei pezzettini di cavi nuovi, magari tutti inguainati, sperando che duri. Poi, se eventualmente qualcuno lo acquisterà, al massimo sa, guardando il tutorial, oppure mi dice: Marco, guarda, mi si è rotto di nuovo il cavetto, purtroppo potrebbe essere un difetto. Adesso vediamo col volante nuovo che è già in postazione quanto dura, e nel caso fosse che dovrebbe fare lo stesso problema. Se ripresentasse lo stesso problema, so già come agire e non disturbo gente con altri volanti e mi rompo le scatole con centinaia di mail. Bueno, siamo arrivati ad un punto tragico, nel senso che siamo arrivati sulla parte elettronica, abbiamo i due spinotti per fortuna, e questi due sono per i tasti, quelli 7-8 sotto il volante. È un po' scomodo, adesso sto cercando di rimuovere un po' di colla che hanno messo praticamente, e una volta rimossa la colla dovrei riuscire a staccare questo spinottino e a sfilare il filo, e poi posso controllarlo col tester, vedere se c'è interruzione in quella parte del passaggio in mezzo al cuscinetto, o comunque tagliarlo e fare un'aggiunta e provare a vedere se appunto funziona. Però comunque devo notare che non hanno fatto dei bei lavori, perché a parte la colla in giro, se si riesce a intravedere, ci sono dei cavi che sembrano anche, come dire, spellati dal calore, penso, della colla. Magari hanno toccato un attimino con la punta, questo nero
e il verde qui sono un po' ritoccati, ecco. Non è una cosa bella da vedere, adesso vedremo come fare, che non volevo toccare più di tanto perché dopo... Vabbè, niente, cerchiamo di fare una riparazione veloce. Guardate dove sul cavettino quello verde che gira dappertutto, che è libero in sé, infine va a stagnarsi su questo chip qua e bargherasè poci. Tutto per non inguainare un cavo, un e-cover, non fare una cosuccia fatta bene. Vabbè. Comunque hanno deciso di mettere qui la schedina elettronica perché la maggior parte dei cavi, come potete vedere questi due spinotti, sono quelli dei tasti che ci sono sul volante, che fanno i tasti retro e dopo tutte le freccette e altro. Va bene ragazzi, niente, adesso procedo, tolgo questo, tolgo il cavo, controllo il cavo, se effettivamente quello comunque sono sicuro è il 99,9% e poi si tratterà di rifare i collegamenti, ancora mantenendolo tutto aperto, dopo aver appunto sostituito la parte di cavo danneggiata, proverò il volante. Se non si scollega più e mi funzionano le varie cose, si può passare a rincollare queste parti, però anche se non è che serva, comunque non si sa mai, metti che uno si stacca il filettino, e un goccettino di colla veloce e in questi punti qua, e poi partirà la richiusura di tutto quanto e lì sarà bello a vedere. Comunque dai, non è stato troppo complesso, è un po' scomodo lavorare, sono da soli, nessuno che ti tiene il pezzo, i cavi si tirano un attimino e vabbè, comunque spero dai, di riuscire a sistemarlo almeno, anche come soddisfazione personale, se poi dovessi tenermelo e non riuscire a venderlo, comunque nessuno lo volesse, anche se non penso. Bene ragazzi, siamo arrivati a buon punto, nel senso che ho sostituito il pezzo di cavo rotto, adesso è tutto ricoperto da una guaina e adesso si mette a fuoco, ok. Come vedete anche qui ho rifatto un'aggiunta. Praticamente questo cavo, quello suo, aveva tutta la calza esterna che era devastata, era tutta rovinata a forza dei continui movimenti, perciò infatti non dava nemmeno continuità o la dava col, bastava toccare appena appena il cavo e saltava. Ora ho fatto una prova a computer, l'ho preso così e l'ho collegato con l'USB, l'ho attaccato al computer, funzionano tutti i tasti, funziona la rotazione praticamente, adesso qua c'è il tester per tenere fermi i pezzi, questo qui, trimmer qui, regolabile, fa la rotazione praticamente del volante, funziona perfettamente e quindi niente, adesso si tratta di richiudere, metto un goccetto di colla sul connettore, ho appunto prima di prima ho fatto le prove, poi adesso metto la cosa, si sta scaldando qua, ho dovuto, siccome non avevo le cartucce quelle piccole, ho tagliato in quattro pezzi una cartuccia di quelle grandi e in qualche modo incolliamo, e comunque vabbè, niente ragazzi, adesso incollo, dopo inizio a richiudere, blocco prima la parte del volante se stessa, poi metto una fascettina qui in modo da tenere fermo, inizio poi a riassemblare i due pezzi, questi qui si sono staccati, mettendo le quattro viti attorno, le quattro attorno che vi facevo vedere ieri, e poi niente, si tratta di montare le molle e quello che resta. Vabbè, poi aspetterò per ultimo, richiuderò il pulsante del clacson perché infine è quello che mi permette di andare a fissare proprio il volante sul corpo fisso. Bene, dai, ci rivediamo dopo sperando di riuscire a rimontare tutto e poi ci sarà la prova finale e se funziona dopo vedremo cosa farne di sto benedetto volante qua, farò un po' di prove perché io spero che duri. Come vedete, magari la prossima volta può rompersi questo filetto qua, cioè ragazzi, sono cose un po' delicatine, quindi ahimè. L'importante è averlo sistemato. Se c'è un problema, sono due cavetti che uno con molta pazienza, guardando questo video tutorial, può comunque farcela perché non sono cose ultra complesse, non dovete nemmeno andare a smontare le parti della molla per aprire il volante, che io ho smontato tutto perché appunto non sapevo dove erano le varie viti, perciò pensavo che venisse via la parte dietro, poi automaticamente si staccasse questa davanti e non ci fossero le tre viti, anche se avevo già immaginato che c'erano, però vabbè, ho smontato tutto, ho steso.
Ok ragazzi, siamo arrivati a un punto quasi di richiusura dell'ultima parte. Allora niente, ho deciso di far così, questo qui lo lascio libero, prima era rinfascettato circa in questa posizione, però penso che se noi lo infascettiamo là così, poi cosa succede? Che diminuisce lo spazio e quindi quando andiamo a girare si piega prima, mentre così resta più morbido. Comunque si vede sempre che il cavo si avvolge, non è una bella cosa da vedere un cavo che gira di continuo. Comunque ragazzi, proprio questa è stata la costruzione del volante. Il problema sembra essere risolto, l'ho provato prima computer, ancora quando era aperto sopra su tutto il tavolo, e ho visto che andava, lo sterzo lo vedevo, avevo questo qui in mano, non erano ancora state montate le molle e altre cose. Ho visto che girandolo pian piano variava, il filo l'ho mosso e non ha dato problemi, quindi il problema sembra essere risolto. Ho rimontato la scheda, ho rimontato le molle, non è stato per niente difficile. Mi raccomando, se fate un lavoro simile, quando le togliete, delicatezza, ricordatevi dove erano, fatevi magari anche delle foto, insomma, ricordare la posizione. Comunque ha degli spacchi qui e il pezzo di plastica invece ce li ha qui sopra, quello bianco come vi avevo fatto vedere. Basta inserirlo, ruotarlo guardando la sede dell'ingranaggio sotto, tlac, va giù, una vite in diagonale, delle viti in diagonali e poi potete fissarlo e mollare tutto. Qui la schedina l'ho fissata. Ho ricollegato il trimmer, ho ricollegato il cavetto che porta appunto il trimmer e i pedali, che sono questi cavetti qui. Anche qui vedete sono proprio dei cavi così liberi, hanno messo poi il magnetino. Poi andremo a fissare qui nel posto, nel suo buchetto, andremo a mettere il connettorino, eccolo qua. Forse si è anche spostato, no no, è sempre quello. E niente, poi passiamo al frontale, ho richiuso tutto. Eccoci qua, richiuso tutto, resta appunto da rimettere su il tastino del volante. Ci sono tre viti, queste tre viti fissatele piano, perché ho visto che fissandole fino alla fine il volante poi non girava più, e si spiega anche il motivo dell'asco del gioco che ha il volante, perché è proprio fatto male ragazzi, non è fatto bene. Praticamente lo spacco qui in mezzo, quindi la battuta del volante addosso al pezzo fisso, diciamo è fatta da queste tre viti, che se le stringete troppo il volante va proprio a, praticamente si fissa, si pianta, fa troppo attrito sulla parte fissa e non può più girare. Dovendole smollare un po', quindi ho smollato pian piano finché non ho visto che faceva dei giri completi, perché magari si girava, poi quando andava a tornare indietro si bloccava a metà, dovevate toccarlo con la mano, mentre adesso l'ho reso più lineare. Però rendendolo più lineare aumenta lo spazio tra i due pezzi di plastica, aumentando lo spazio tra i due pezzi di plastica, cosa succede? L'asco fatto male, dovevano mettere un perno fisso, una lamiera sotto con un cuscinetto lineare, che allora andava a innestarsi lì, e poi vabbè, questa qui era la copertura di plastica. L'hanno fatto male, hanno fissato la parte del volante alla plastica praticamente, che poi si fisse sul perno che c'è dentro, perché qui dentro poi c'è tutta la ghiera che gira. Vabbè. Così è il volante ragazzi. Comunque, se vi ripeto, se dovete prenderlo pensateci bene, prendete controllo laterale. E questo prendete con 250 € prendete un bel Logitech e cosetta varia. Comunque niente, ora si tratta di richiudere l'ultima parte, eccola questa qui. Abbiamo un po' di viti, questa è la sede praticamente per il pezzo, quello del connettore di pedali, e poi avete tutte le viti anche qui sotto. Ho dovuto togliere le due bandine di plastica, eccole qua, e ahimè, vabbè, dopo poco biadesivo si sistema tutto, cutter molto affilato e via. Praticamente tutta l'elettronica è qui, dove avete il volante, dove premete più forte per suonare clacson a quelli che vi rompono. Qui sotto avete proprio il centro avete il chip, che il cervello del volante diciamo, perciò suonate piano. Vabbè, comunque hanno messo poi queste gommine per far rialzare il testino del volante, che è qui in fondo.
Eccolo qua. Vabbè, lo metterò per ultimo perché nel caso fosse. Niente, adesso vado di nuovo sul PC, lo provo ancora una volta chiuso tutto, spero funzioni bene. E chissà che sia finita anche sta solfa. E poi vedremo il da farsi con questo benedetto volante su cosa fare. Ho messo anche un po' di olio prima sulle molle in centro, dove appunto ci sono tutti i cavi che poi fuoriescono. E vabbè, niente, ho messo una guainetta, ho ringuainato i cavi. Praticamente c'era la calza del cavo che non esisteva più, non dava neanche più continuità. La calza del cavo che praticamente ricopre esternamente tutti i fili ed è tutta intrecciata unica, non è neanche un filetto da solo, perciò pensate voi. Ed è anche era anche importante perché poi se andiamo a leggere le scritte qui della scheda, che adesso metterle a fuoco un po', aspetta un attimo perché le scritte sono di qua, eccole qua, vedete USB meno 5 volte GND, non so se sia un trattino, quella è la calza, cioè. Quindi mancando quella, proprio mancava anche l'alimentazione o comunque il negativo del volante, perciò si sconnetteva direttamente. Questo ho guardato perché poi questo è il connettore che infine va all'interno e sicuramente sarà poi tutto collegato. C'è sempre questo filettino verde qua, adesso vedo di sistemarlo un attimino, una fascetta, qualcosa che resti più al centro, che non vada a impigliarsi qui, che poi tracchete si tira e si stacca e lì c'è un bel problema. Ho rincollato un po' di colla a caldo, quella pistolina piccola che vi ho fatto vedere prima. Niente, chiudo tutto e poi vediamo come va a finire con questo benedetto volante, adesso se ha intenzione di mettere a fuoco. Ok, bravo. Bene, andiamo avanti con il rimontaggio, chissà che sia finita. Bene, quasi finito, manca solo applicare il tasto centrale, l'ho abbastanza regolato, va abbastanza bene, vedete si ferma, cioè è un po' duretto, ma poi a forza, man mano che si usa, dopo va. Ho fatto un'altra prova a computer prima e funzionava perfettamente, tutti i tasti, i pedali, funziona tutto, comunque ve lo faccio vedere appena rimonto questo, andiamo a computer e allora inizio a registrare anche con il monitor del PC e vi faccio vedere appunto la funzionalità del volante e il modo appunto perché chi volesse acquistarlo è sicuro al 100% che funzioni. Poi una volta acquistato, ragazzi, io la riparazione l'ho fatta, può durare una settimana, può durare 2 anni, io spero che non si rompa più per chi lo compra e se anche fosse, ragazzi, io ho fatto il mio meglio, anzi pensavo fosse anche impossibile aggiustare perché ho detto se si è rotto un chip o qualcosa, un encoder che non si trova, si butta via tutto. Adesso funziona. Poi vedremo per il fattore vendita, vediamo un attimo. Comunque, premetto che se dovete fare un lavoro simile o su cose simili, dovete avere tutti i cacciaviti giusti, perché sennò spannate le vite, non riuscite a svitarle, rovinate anche le cose. Massima delicatezza Attenzione, ricordarsi come si mettono via le cose, posizione dei vari oggetti, mettere via le viti in modo separato, magari anche ricordarsi da dove le abbiamo tolte, insomma come vedete avere uno spazio ampio, come potete vedere qui i vari oggetti utilizzati per lo smontaggio, cacciaviti, accendino, per la guaina, nastro, pinzette, cutter, carta e penna per scrivere i colori del connettore che c'era. Ho fatto una riparazione più semplice possibile, nel senso sono andato a sostituire solamente il cavo, il filettino danneggiato, chiamiamolo così, recuperando anche il connettore, il micro connettore, sono tutti micro come quelli che c'erano sulla schedina prima o comunque quello che dovrebbe comparirvi adesso in alto, che è la foto del connettore, perché sennò dovevo andare in qualche negozio, cercare il connettore, dopo dovevo anche comprarmi una pinzetta per crimpare i nuovi cavi e allora ho deciso di fare dosonte, poche parole, due collegamenti, due attacchi nuovi, stagnati,
e per quanto poteva attaccare, perché quella guainetta lì, la calza non è un rame che lo stagno attacca bene, comunque qualcosa si è stagnato, ho stretto bene tutto quanto, per funzionare funziona, adesso andiamo a vedere, chiudo questo e poi dovremmo essere a posto. Non serviva forse smontare tutte le molle, quella parte lì, però dato che c'ero anche per curiosità, ragazzi, ho smontato anche un po' tutto. Bene ragazzi, allora siamo qui, messo a fianco a quello nuovo che mi è arrivato. Come vedete quello nuovo si è già ammorbidito, vi avevo detto che era più fisso, però all'utilizzo vedete si ammorbidisce, deve fare più giro. Questo è quello che ho riparato io, stringendo un attimino di più le viti. Tac, vedete, si va a fermare subito. Bene, si riconosce che è stato riparato perché qui in centro c'è un segnettino del cancellino, una cosa proprio minuscola minuscola. Non so se cameraman riesce ad inquadrarla, mettendo magari anche a fuoco, che non sarà. Vedete, c'è questi, come dire, dei dentini qui, e si vede che è stato riparato. E anche perché da qui sotto c'è un'altra piccola imperfezione della riparazione, si nota un po' di biadesivo che fuoriesce. Quindi siete sicuri che questo è stato quello, che è quello riparato, che adesso andremo a provare. Ho già collegato i pedali, questo è il suo filo, vedete, esce da qua, non voglio prendere in giro nessuno. USB, attacchiamo ed ecco come vi compare adesso sul monitor che avete in alto. È comparso, eccolo qua. Andiamo a vedere. Allora, pedali su e giù funzionano, clutch, quant'altro, i tasti, tasto centrale, le freccette 1, 2, 3, 4, il 6 e il 5, e ecco qua che funziona la rotazione, tra che avete visto sul video di prima che invece si rompeva subito, si bloccava subito, lo toglieva subito. A volte si incastra un attimino, ma penso che con l'usura, come avete visto con questo qua, si vedete, questo qua non fa niente perché non è nemmeno collegato, il filo ce l'ha buttato dietro. Siete sicuri che sto provando quello che avete praticamente riparato. Che dire ragazzi, riparazione riuscita, e quindi, siccome non guido così, ma guido questo, è la console qui laterale che è già collegata. Che dire, lo vendo con i pedali, tanto io ho già praticamente una copia, vendo con la sua scatola originale, così come mi è stato spedito. Forse vabbè, avrete un po' i cartoni inrugliati su, butta su e via, perché ovviamente l'imballo, i sacchettini e tutto il cicocò è stata buttata via. Comunque, a parte questo, come vedete funziona. Io spero che l'acquirente, colui che lo acquisterà, spero che gli funzioni a vita, nel senso che non voglio dire che da lì a 3 giorni dopo mi dice: guarda che non mi funziona di nuovo, bisogna rifare tutto il collegamento del cavo. Io ho cercato di mantenere quel cavo lì per avere lo stesso spinotto, l'ho incollato, ho cercato di fare una riparazione meno invasiva possibile, possiamo dire, e più efficace possibile. Dovrebbe durare comunque, spero, per chi lo acquista. Bene, poi per quanto riguarda prezzo e altro, contattatemi in privato sulla pagina FMarco95, mandate un messaggio come titolo del messaggio "acquisto volante", e poi vedremo un attimo cosa fare, se volete delle informazioni sull'acquisto del volante. E adesso vediamo, devo decidere anch'io cosa fare, intanto aspetto l'uscita del video, vedo che commenti si scatenano, cosa si scatena e niente. Ce l'ho fatta e già questo è un buon risultato e vabbè. Adesso sappiamo anche come è fatto internamente e così siamo a posto. Pomello rimontato, funziona. L'asco, come vedete, c'è sempre, rimane sia nell'uno che nell'altro. Eccoli qua, i due laschi. E niente, vabbè, adesso questo qua è anche più morbido, quasi quasi me lo apro e fisso un po' le viti, così lo rendo un po' più stabile, che a me piace un po' più duretto. Bene. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao!